cosa in quanto è un determinato esempio. Qualsiasi cosa, la bottiglia, il computer, il quadro, qualsiasi cosa che abbia una conformazione determinata è to'on. Allora, la tecne è la capacità umana, innanzitutto, di far essere, cioè di portare le cose ad avere una certa conformazione, a non essere un puro caos, un puro disordine. La tecne, il technitis, è capace di compiere questa produzione. Produrre significa questo, no? Portare avanti, condurre qualcosa pro, cioè davanti. Allora, il technitis è capace di condurre la cosa davanti e quindi farla essere, essendo quello che abbiamo davanti, appunto, degli essenti, se conosce l'idea. Ora, l'idea della cosa sensibile, cioè della cosa con cui abbiamo a che fare, è appunto l'eidos, cioè la forma, l'aspetto, l'idea. Se io so l'idea, io ho, in quanto technites, la capacità di portarla nella cosa. Ma se non so l'idea, non sono capace di fare nulla. Può anche capitarmi di fare, ma mi capita non per tecne, ma per tiche. Non per tecnica, ma a caso. Ora, dove sono queste E? Dov'è questo eidos, cioè questa forma? La forma è nelle vostre teste, in quella che il greco chiama la psiche, cioè l'anima. Per cui se voi siete dei tecnici, voi lo siete innanzitutto perché avete nella vostra testa, prima che nella cosa, l'idea di quello che volete fare e sapete come realizzarlo. Per cui la questione della tecnica diventa la questione delle condizioni che rendono possibile realizzare, cioè rendere res, cioè rendere to'on, essente, ciò che si ha in mente. Ciò che si ha in mente essendo appunto l'eidos della cosa, cioè la sua forma, la sua morfè, che è anticipatamente saputa dal technites. Per cui il sapere del technites è un sapere matematico. Essenzialmente matematico. I ta matemata sono le cose che si sanno anticipatamente, gli enti matematici sono quelli che si sanno prima di fare. È una conoscenza che non dipende dalla empiricità, ma che la precede. Quindi la tecne è conoscenza matematica dell'eidos che vogliamo realizzare nella cosa. Ora, chi è che ha più sviscerato questa struttura, cioè la struttura consistente nel voler realizzare, cioè rendere ente qualcosa di anticipatamente saputo quanto alla sua morfè, cioè quanto alla sua configurazione formale? Chi ha maggiormente sviscerato questa struttura è senza dubbio Aristotele, che di Platone è l'allievo. E Aristotele, come dire, svolge questa analisi nella maniera più articolata all'interno di un testo che è anche che è uno dei testi che abbiamo messo in bibliografia, che è l'Etica Nicomachea. Ora può sembrare, e mi rendo conto che possa sembrare così, può sembrare quantomeno curioso che di fronte alle urgenze del mondo contemporaneo ci si metta a riflettere su un testo che è millenni alle nostre spalle e che appunto rispetto alle urgenze del fare contemporaneo sembra non avere niente a che fare. E tuttavia il discorso che svolge Aristotele nell'Etica Nicomachea sta alla base dello sviluppo successivo della nostra cultura. E
quindi anche del modo in cui la nostra cultura riflette, ha riflettuto e riflette sul fare e dunque anche alle forme di fare che la nostra, a cui la nostra cultura dà vita. È per esempio presente nella sociologia, in Durkheim, ma è presente in figure come forse, come sono quelle per esempio di Hegel o di Marx. Io a questo proposito selezionato un passo del Capitale di Marx. Il passo fa così: il nostro presupposto è il lavoro, in una forma nella quale esso appartiene esclusivamente all'uomo. Il ragno compie operazioni che assomigliano a quelle del tessitore. L'ape fa vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma ciò che fin da principio distingue il peggiore architetto dall'ape migliore è il fatto che egli ha costruito nella sua testa, in psiche, cioè nella sua psiche, prima che ha costruito la celletta nella sua testa, prima di costruirla in cera. Alla fine del processo lavorativo, e qui è chiaro che Marx ha in mente la tecne, alla fine del processo tecnico, alla fine del processo lavorativo emerge un risultato che era già presente matematicamente, già presente idealmente, non che egli effettui soltanto un cambiamento di forma nell'elemento naturale, egli realizza, cioè fa res, fatto on, fa essente, egli realizza nell'elemento naturale nello stesso tempo il proprio scopo, cioè ciò che ha in vista, che egli conosce, che determina come legge del suo operare e al quale deve subordinare la sua volontà. Ora, volontà di scopo che coordina i mezzi al fine di realizzarli nella realtà, avendoli idealmente anticipati, tutto questo è ciò che Aristotele struttura nella Etica Nicomachea. Ma a questo senso del tecne, e cioè dell'operare umano, si richiama anche la pedagogia. Pensate per esempio alla Montessori. Cos'è importante per la Montessori? È una cosa che dovrete sapere se mai costruirete delle scuole che ospiteranno il metodo. Cos'è importante per la Montessori? L'importante per la Montessori nel bambino è il lavoro. E cos'è il lavoro? Coordinazione di mezzi al fine di realizzare degli scopi che il bambino si pone. Tanto più le attività sono interessanti per il bambino, tanto più apprende. E che cos'è che apprende? Apprende quello che gli serve per realizzare lo scopo. Per cui l'allestimento degli spazi deve prevedere ambienti che siano ricchi di materiali che possono essere interessanti per il bambino in quanto mezzi per raggiungere lo scopo che il bambino si pone. Lo sviluppo del lavoro è lo sviluppo della personalità del bambino. Ma come intende la Montessori il lavoro? Come lo intende Aristotele? Non solo, sempre in ambito pedagogico. Leggete questo quando scrive in Democrazia ed Educazione Dewey. L'atto di imparare o di studiare è tanto più artificiale, quindi inefficace, nella misura in cui agli alunni non si fa altro che presentare una lezione da imparare, come sto facendo io adesso praticamente. Lo studio invece è efficace nella misura in cui l'alunno capisce il ruolo dei concetti che si sta impegnando a imparare e a conseguire frutti da attività per cui lui prova sincero interesse. Questa connessione di un oggetto di studio e di un argomento con la promozione di un'attività caratterizzata da uno scopo preciso è il nocciolo fondamentale di una valida teoria dell'interesse nell'educazione. E sempre lui scrive: la parola interesse sul piano etimologico suggerisce di parlare di quello che sta in mezzo, che sta inter, che è interesse, essere tra.
ovvero di ciò che mette in connessione due cose altrimenti distanti. Cosa sono queste due cose? Sono il mio desiderio di avere uno scopo che voglio raggiungere. Le due cose distanti sono lo scopo, il mio desiderio dello scopo e lo scopo in quanto realizzato. Ciò che sta in mezzo è cosa? Tutti gli strumenti che mi consentono di far sì che quello scopo che io ho anticipato nella mia mente diventi qualcosa di reale. E dice Dewey, noi non aiutiamo nessun allievo a imparare se non lo mettiamo in condizione di fare attività che siano per lui interessanti. Allora si impara. Impara cosa? Impara le materie di studio che sono cosa? Strumenti per fare cosa? Per raggiungere gli scopi che intende raggiungere. Di qui l'importanza che per esempio in Dewey e nella pedagogia attiva hanno le attività laboratoriali che partono dagli interessi, cioè quindi dagli scopi, innanzitutto dagli scopi, quindi dagli interessi dei discenti. Queste condizioni intermedie, ancora Dewey, ci interessano appunto perché lo sviluppo delle attività correnti degli obiettivi che si desiderano e si prefigurano dipende da esse. Essere in mezzo per il pieno soddisfacimento delle tendenze correnti, essere in mezzo tra chi agisce e il suo scopo, essere oggetto di interesse, sono tutti nomi diversi per la stessa cosa. Ma in tutto questo non c'è niente di diverso da quello che sostiene Aristotele. Cioè, tutte queste considerazioni, con Dewey siamo nel Novecento, così come la Montessori, tutte queste considerazioni si svolgono all'interno dello schema aristotelico dell'agire. Quando Dewey, per esempio, in esperienza ed educazione, parla dell'anticipazione intellettuale, e dice l'anticipazione intellettuale è l'idea delle conseguenze, cioè di ciò che si intende ottenere, deve mescolarsi al desiderio e all'impulso per acquistare forza propulsiva, parla esattamente nei termini in cui, tra poco lo vedremo, Aristotele pensa all'agire come orexis, cioè come desiderio che intende realizzare e che calcola quindi i mezzi per realizzare ciò che il desiderio desidera, cioè lo scopo di che intende far cosa e che è anticipatamente, idealmente pensato. Ma non solo si rifanno queste